Salve, qui il vostro Sante Gian. Beh, in questi giorni ho girato qualche video, ho anche caricato del vecchio materiale. Spero che tutti voi vi troviate bene, aumentano gli iscritti ed aumentano le visioni. Ancora molto lontane però dalla quota che mi permetterebbe di guadagnare qualcosa. Sto cercando dei temi. Magari troverò ispirazione dai libri. Comunque il mondiale di calcio Brasile 2014 dovrebbe iniziare domani. Speriamo che tutto inizi bene. La gente è molto arrabbiata perché, come in Italia, in Grecia ed in altri paesi d'Europa, i soldi vanno alla FIFA, alla Federazione Internazionale del Football, non so che cosa, o all'organizzazione del mondiale. E la gente rimane senza ambulanze, senza defibrillatori, senza macchine della polizia, senza ricorsi negli ospedali. In Brasile sono molto incazzati per questo. C'è gente che muore senza assistenza medica e muore di fame, indigenti. Hanno sfollato più di 150.000 persone nelle Vicia Miserias per costruire gli stadi, quando veramente la gente sta all'ultimo stadio. Dovrebbero avere più considerazione per le persone e non considerarli sudditi. E poi il calcio, che attrattivo ha? Tutti a delirare allo stesso modo, per le stesse ragioni. Preferisco gli scacchi e il Tai Chi Chuan personalmente. Forse registrerò qualcosa di Tai Chi Chuan. Niente, poi continua a seguire il video del nostro amico Pietro Trevisan. Peccato che, vabbè, ha fatto molte cose interessanti su Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, però peccato che ha interrotto la sua esigesi biblica, perché mi andava di commentargli qualche altro video. E poi, che dire, che mi fa male il braccio, come vedete mi cambio ogni tanto. Niente, la politica italiana è stupefacente, ma è successo quello che avevo detto io. Hanno votato Renzi alle europee e in Italia invece ha vinto in qualche città il Movimento 5 Stelle. Anche se ha avuto la maggioranza il PD, bisogna dirlo, però sembra che non è quella maggioranza che avevano detto all'inizio, anche perché bisognava fare molti secondi turni e scrutini nelle elezioni legislative elettorali 2014. Non so perché quelli del Movimento 5 Stelle dicono tanto peggio tanto meglio, lasciamogli governare, che si sputaneranno da soli. E quindi hanno fatto un po' come i PD, il PD faceva anni fa. Vabbè, ha vinto il centrodestra, ha vinto Berlusconi, ma noi non ricorreremo alla giustizia per vincere, vogliamo farlo con la politica, e continuava a vincere Berlusconi. E dicevano sì, ma la gente si darà conto che non sanno governare, quindi adesso noi abbiamo perso, ma loro si sputaneranno da soli. Invece Berlusconi continua ad andare avanti, e poi alla fine lo hanno fatto cadere, ma non il PD, non so chi, perché il PD l'aveva appoggiato con tre voti dandogli la fiducia. Dopo 3 mesi è caduto perché si è ritirato. Il Movimento 5 Stelle fa lo stesso errore tattico e strategico. Lasciamoli governare che prima o poi cadranno soli. E invece si rafforzano fra PD e PDL. E vabbè, un po' come l'alternanza storica o il compromesso storico di Enrico Berlinguer
che non lo ha portato a nessuna parte, nessunissima parte. E ha vinto Craxi, che anche se era socialista e di sinistra, era più neoliberale di Giulio Andreotti. I misteri delle convergenze parallele, delle maggioranze minoritarie, di tutte queste cazzate qua, che molti di voi che siete nati nel 99 o nell'89 o magari dopo il 99 non avete vissuto. Io purtroppo, che sono nato nel 69, mi è toccato viverle queste cose qua. Beh, non ne ho nostalgia, ma ogni volta che ci penso agli anni 70 e 80, se che ascolto le cose di storia e di attualità di quell'epoca, penso che sono parte della mia vita quegli anni e dico, ma che cazzo ci hanno fatto vivere? Vabbè. Allora ti viene un po' di tristezza, come vedere i programmi della Rai del passato, no? Pensare che li seguivo. Adesso preferisco leggere o guardare YouTube. Chissà fra 20 o 40 anni e dirò: ma che cazzo guardavo in YouTube? Ma che cazzo leggevo? Vabbè. E la vita, come dire, rien ne va plus. Dovrò fare un video migliore. Intanto ne approfitto per fare questo. Io te lo domando ancora una volta, caro nostro Pietro Trevisan. Ma ci saranno degli archetipi dietro l'attuare dei politici italiani, dietro la politica italiana, che possa comprendere o farci capire meglio perché negli ultimi 20 o 50 anni succedono le cose che succedono? Boh, io ho letto qualcosa di Jung, tipo tipi psicologici, ma non ho trovato le risposte al riguardo. Magari tu sai qualcosa, che sai tutto. Beh, niente, in attesa di trovare un argomento del quale parlarvi, sono triste per questa faccenda dei mondiali, che sono sempre più una vetrina commerciale di marche multinazionali, lobby che con lo spettacolo e lo sport c'hanno poco o nulla a che fare, più un evento commerciale. Poi il vero calcio dovrebbe essere quello giocato, non quello visto. E quindi perde di significato quando si trasforma in un evento multitudinario che genera miliardi e poi genera violenza perché ci sono interessi incontrati. Mi fa tristezza vedere come la gente si degrada, si può degradare con uno spettacolo, come si muovono masse insensatamente, che non apporta nulla a nessuno. Andare così lontano da casa a vedere un mondiale quando si può vedere di persona, e che ci sono così tanti disturbi che per di più la nostra tifoseria italiana si può trovare di fronte a un problema, quello della sicurezza personale, perché ci sono dei canali televisivi in Brasile e anche in Latino America che già presentano ogni evento violento, ogni incidente con il lemma Brasile 2014, i mondiali della morte. Si preannunciano atti di terrorismo e i canali televisivi più sensazionalistici già vaticinano morti, attacchi di armi chimiche, nucleari, batteriologiche, attentati terroristi, sequestri di turisti. Quindi io lo so che ormai è troppo tardi per esortarvi. Magari sarete già partiti, ma se non siete ancora partiti, non lo fate. Sarebbe meglio vedere questo mondiale da casa. Addirittura c'è chi vaticina che forse sarà interrotto dalla violenza il mondiale. Io spero di no, però ci sono molti esclusi in Brasile per colpa di questo mondiale. Si hanno dovuti fare molti ritagli.
È un po' come se nell'Expo di Venezia, dove stanno arrestando gente per tangenti, ci fosse, sì, per protestare contro quella corruzione, ci sarebbe una specie di G8 di Genova con tutta la violenza che c'è stata. Tu ci andresti all'Expo di Venezia o di Genova? No, allora perché vai al mondiale? È lo stesso. Poi qualcuno mi deve dire che è stato di quello zombie umano, cannibale, un drogato che si è mangiato la faccia di un'altra persona a Miami, un indigente chiamato zombie cannibale che gli ha mangiato a una persona in vita parte della faccia e addirittura gli occhi. E non ho più trovato nessuna informazione in internet, ma sembra che questi, come dire, apocalisse zombie sono delle preparazioni psicologiche alla gente nel caso di epidemie o pandemie o sovversioni massive dei poveri e diseredati o magari pandemie, intossicazioni massive da stupefacenti pesanti. E a volte si fa difficile trovare di che parlare. Io sto preparando degli argomenti. Beh, poi c'è da dire che YouTube la fa un po' pesante con i diritti d'autore, perché già ho dovuto togliere dalla lista di riproduzione 2 o 3 video che io non gli avevo messo la musica, ma stavo per esempio nella sala d'attesa del medico curante e c'era la filodiffusione, e poi in un supermercato anche c'era della musica di fondo, e poi in casa mia, lontano nella sala, c'era una radio accesa, ma neanche si sentiva bene. Però AdSense riesce a decifrare la pista e ti dice di rimuovere l'audio. Poi alla fine, non si sente niente. Ho fatto anche un video dell'anniversario di 1 anno del mio canale e parte della pista iniziale di audio non si sente. Però se voi fate clic su Forward, potrete sentire tutto il resto dell'audio che sta male sincronizzato. A volte YouTube sincronizza male l'audio dei video, ma se voi siete youtuber con partnership come me lo saprete già meglio di me. Niente, un saluto a tutti. Questo video lo faccio per tenermi in contatto con voi. Devo commentare dei libri. E niente, adesso poi sono qua alle 17:46, è tardi, e niente, carico questo video che forse non vedranno in molti, forse non lo vedrà nessuno, giustamente, perché è solo un video di saluti, e domani probabilmente registro qualcosa o quando mi viene un'intuizione, perché io purtroppo non so programmarmi. A volte registro 8 video in una settimana, e a volte nessuno in un mese. E quindi quando mi viene l'ispirazione registro, parlo, come adesso. Quando no, no. Non ho un video al giorno oppure un video al mese come regola. E quindi tutto quello che mi viene in mente, tutto quello che ascolto, tutto ciò su cui rifletto lo dico. Poi non ho editori di video buoni, non so dominare gli effetti speciali, faccio tutto alla chetichella, cassareggiamente, perché sono disoccupato, non ho soldi, non ho per comprarmi editori né niente, e quindi vi prego, se potrete fare clic nei banner pubblicitari, ve ne ringrazio, così magari prima o poi mi daranno $100. Vi saluto a tutti. Grazie di seguirmi. Ciao.